Abbiamo la persona molto più spendibile agli occhi degli elettori. Sì. Abbiamo la persona giusta, abbiamo la persona giusta al telefono che può dirci qualcosa e che può rispondere a questo vostro punto di vista. Ho Giuseppe Paccione, pronto Giuseppe? Pronto Massimo, mi senti? Sì, ti sento benissimo, ciao, buona domenica. Ciao anche a te, grazie. Saluto gli ospiti in trasmissione, ovviamente anche... Stavi seguendo quello che stavano dicendo? Sì, sto dalle 6 di stamattina a seguire più o meno le varie opinioni e sfaccettature che si stanno... Benissimo, tu a te hanno fatto un'intervista su lecenews24.it e insomma si è parlato del fenomeno migratorio. Tu che sei esperto di diritto internazionale, intanto... Come sta reagendo la Puglia, magari di più il Salento, per questo fenomeno migratorio che sta assumendo dimensioni sempre più significative nel vostro territorio? Ma diciamo che in Puglia è meno sentita la cosa rispetto alla Calabria, alla Sicilia e a Lampedusa soprattutto. Gli arrivi non ne vengono in maniera proprio, diciamo, irrisoria, tranne... ad esempio abbiamo il CARA nella città di Bari, quindi non abbiamo di questo forte impatto che sta subendo la Sicilia e direi adesso anche la Sardegna, e ovviamente poi questo smistamento di immigrati che vengono poi trasferiti verso le regioni del nord. E quindi attualmente non abbiamo di questi problemi, attualmente. Riguarda l'immigrazione, bisogna fare chiarezza, prima di tutto quando si usano certe espressioni, come ad esempio l'espressione inerente alla clandestinità, che è un'espressione d'altronde prevista anche da alcuni trattati internazionali oppure anche dalla Convenzione del 1951 riguardante appunto lo status del rifugiato. E l'altra, e quindi l'espressione stessa clandestina, almeno noi studiosi del diritto internazionale riteniamo che non è una volgarità come spesso ho avvertito oppure ho ascoltato da esponenti politici che direi tra virgolette totalmente incompetenti, non conoscendo bene la materia migratoria. E possiamo dire che la stessa questione migratoria nell'ambito ad esempio della Convenzione dei rifugiati del 51 stabilisce la vera figura del rifugiato. Qui stiamo assistendo invece ad una serie di rifugiati economici che non è riconosciuto, è un istituto che non esiste e non è nemmeno riconosciuto. Invece il rifugiato che è riconosciuto è quello politico, cioè il soggetto, l'individuo che per motivi razziali, per motivi politici e per motivi anche di appartenenza ad un'etnia, ad una minoranza, ha pienamente diritto ad essere accolto. È chiaro che rispettando l'iter procedurale, che è quello di verificare se realmente o meno questo individuo ha il diritto ad essere accolto in un paese. E questo lo stabilisce il diritto internazionale, di cui se ne parla pochissimo, quasi nulla, creando confusione. Quindi questa è la realtà dei fatti. Senti, dimmi. Sì, senti Giuseppe, a vedere le immagini che fanno passare per i telegiornali e tutto, ma com'è pensabile che si scappi da paesi in guerra, come dicono, e arrivino qui in Italia, piuttosto che in altri paesi, ma in primis in Italia, tutti questi giovanotti, belli, forzuti, robusti, in carne, in salute, e magari un 10% di donne e bambini. Ma se c'è una guerra, gli uomini non devono restare nel loro paese a difendere il loro paese e quindi automaticamente a difendere le donne e i bambini, che sono la parte più debole che invece rimane lì? C'è qualcosa che non va? Ci sfugge qualcosa? O questo... È quello che ci fa passare un attimo quello che vediamo per televisione? Allora, in primis diciamo che non ci sono attualmente delle guerre in atto, tranne in Eritrea, dove c'è una forte dittatura, e ovviamente ci sono giovani eritrei che sono costretti a fuggire pur di non essere soggetti al servizio militare obbligatorio.
E c'è una situazione veramente particolare, di cui ovviamente anche le Nazioni Unite stanno seguendo. Ma io sono stato in Africa per ben 3 volte, vi posso dire, in Ghana ad esempio non c'è nessuna guerra. Il Ghana vive di democrazia dal 1957, anno in cui c'è stata una guerra civile per mandare via gli inglesi, perché il Ghana è stata colonia inglese. Dal 57 in poi non ci sono guerre. In Senegal altrettanto, tranne la piccola questione dell'Ebola, che grazie a Dio è stata risolta ultimamente. In Nigeria non c'è attualmente una guerra, tranne nella parte nord, dove c'è il governo nigeriano, sta contrastando la presenza del cosiddetto mini califfato, di un personaggio che adesso mi sfugge, di cui mi sfugge in questo momento il cognome, ma neanche in altre parti. Di regola vanno accolte quelle persone, nel caso della Siria, e infatti si nota la differenza tra i cittadini siriani che scappano con le famiglie, con gli anziani, con le donne, con i bambini, perché sono perseguitati da un pseudo Stato chiamato Stato Islamico, che non fa altro che attuare il totale genocidio nei confronti di un popolo. E quindi in questo caso subentra la convenzione, come dicevo prima, di Ginevra del 51, che stabilisce appunto il diritto del rifugiato. Lasciami sottolineare questo punto, che è molto importante. Sì. Questa convenzione, ecco, stabilisce che nessuno Stato contraente espellerà o respingerà in qualsiasi modo un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la propria libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Questo è il punto cruciale di cui spesso non se ne parla. Soltanto così un rifugiato, cioè un cittadino che rispetta questi parametri stabiliti dall'articolo 33 della Convenzione del 51 sul rifugiato, ha pienamente diritto di essere accolto. Ma poi, se avete notato, tra per esempio la popolazione siriana, la gran parte di coloro che scappano dalla Siria hanno tutti i documenti addosso. Invece molti giovani che provengono da vari paesi africani non hanno ovviamente i documenti addosso. Addirittura si sospetta, secondo anche le ultime notizie delle Nazioni Unite, che e soprattutto dell'Organizzazione Mondiale che si occupa delle migrazioni internazionali, pare che senz'altro c'è dietro una macchinazione di trafficanti. Ma non solo, addirittura vengono strappati gli stessi documenti dagli stessi, oppure vengono spinti da questi trafficanti a strappare addirittura i documenti. Questi sono dati, ripeto, che ultimamente sono stati pubblicati anche sul sito delle Nazioni Unite, soprattutto dell'Organizzazione delle Migrazioni Internazionali. Certo. Per cui, ecco. Dimmi Massimo, dimmi, scusa, sì, mi puoi interrompere quando vuoi? Sì, sì, no, stai dicendo delle cose interessantissime sicuramente che magari nessuno dice, ma a questo punto allora Mare Nostrum sta funzionando al contrario, nel senso dovrebbe risolvere la situazione e invece la amplifica questi sbarchi clandestini invece di trattenerli o di risolvere il problema nei loro territori. Cioè, il problema è questo, ecco, per quanto riguarda Mare Nostrum, poi l'hanno mutato in un'altra espressione chiamata Triton, esatto, infatti. Mare Nostrum, innanzitutto diciamo che abbiamo un'agenzia che si chiama Agenzia Frontex, che comunque non ha mai funzionato, ecco. Ma purtroppo esiste, con la sede a Varsavia, con 4 dipendenti che ha solamente il compito di pattugliare il mare di Mediterraneo, ma non ha compiti precisi di salvare o di soccorrere in mare ovviamente questi migranti. Mare Nostrum stabilisce, ovviamente in base anche al Dublino 3, al trattato europeo chiamato Dublino 3, il compito di tutte le navi battente bandiera degli Stati membri dell'Unione Europea di accogliere, più che di accogliere, di soccorrere queste imbarcazioni che sono in alto mare, anzi addirittura adesso è stato anche sancito l'intervento nel mare territoriale, ad esempio libico, tunisino, egiziano, di soccorrere queste imbarcazioni e di ovviamente scaricare questi migranti
sul primo sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, cioè il primo che si trova stato, ad esempio, è il nostro Stato, è l'Italia oppure la Grecia. Infatti sia la Grecia che l'Italia stanno avendo grosse difficoltà, solo che a livello europeo altri paesi dell'Unione Europea, quindi possiamo dire che c'è a mio parere il totale fallimento dell'Europa, che dell'Unione Europea, che non sta funzionando. La politica migratoria, che è uno dei pilastri fondamentali dell'Unione Europea, non sta funzionando. Diciamo che lì, diciamo che lì si sono fatti degli errori davvero in Europa. Ma allora, quale potrebbe essere la soluzione dal tuo punto di vista in qualità di esperto di diritto internazionale? Poi se dopo qualcuno dei miei ospiti vuole fare una domanda prima di salutare Giuseppe, facciamogliela pure, perché è interessante. Prego Giuseppe. Allora, in questo caso credo che il fenomeno migratorio, che è un fenomeno che non potrà mai avere termine, e come ha detto una sua ospite, che è un fatto, è, diciamo, un fenomeno biblico, perché le migrazioni ci sono sempre state, anche in illo tempore. Le Nazioni Unite finalmente si stanno muovendo, perché a questo punto, dato che l'Unione Europea non riesce a gestire più questa situazione, e ovviamente adesso la palla passa senz'altro alla comunità internazionale e quindi all'Organizzazione Internazionale dei Migranti, che avrà dei compiti particolari, soprattutto per quanto concerne ad esempio le Nazioni Unite. Qualcuno parla ad esempio di un intervento eventualmente armato in Libia, perché il tutto parte dalla Libia, solo che siamo in una situazione nella quale in Libia vi è, tra virgolette, potrei dire, una specie di anarchia. Abbiamo, come si suol dire, tre stati, di cui uno è riconosciuto dalla comunità internazionale, che è il governo di Tobruk, con cui ha contatti diretti e si sta lavorando tantissimo per fermare questo fenomeno migratorio, che non è semplice, dato che il territorio libico è abbastanza ampio. E poi c'è l'altro governo, che è quello di Tripoli, che non è riconosciuto dalla comunità internazionale, ma è costituito da gruppi tribali. E poi c'è un terzo Stato non riconosciuto ovviamente dalla comunità internazionale, che è appunto lo Stato jihadista, e quindi è collegato con lo Stato islamico. E il problema è questo: cosa fare? L'unica, la penso in questa maniera, essendo uno studioso, è l'intervento militare, ma veramente massiccio, per prima di tutto bloccare questa situazione di spaccatura del paese. E poi creare dei centri di identificazione delle Nazioni Unite, soprattutto dell'Alto Commissariato dei Rifugiati in loco, e da lì effettuare tutte le verifiche necessarie per chi ha veramente, e come ho detto prima, il diritto di essere rifugiato oppure no. Quindi oltre non si può fare, perché è questo, però ripeto, il fenomeno ormai delle migrazioni è un fenomeno che difficilmente si permette, certo. È un'emorragia che ormai percorre il suo percorso. Grazie. C'è Anna Maria Corradini che vuole farti una domanda, Giuseppe. Prego, Anna Maria. Una cosa, la premessa del discorso era la definizione giuridica dello Stato, no, di rifugiato, e quindi della catalogazione dal punto di vista giuridico. Ecco, rispetto a questo fenomeno di oggi, che pur avendo nel passato è la conseguenza tutto di una serie di fatti già avvenuti. Dal punto di vista giuridico esiste un atteggiamento di analisi dell'oggi per ridefinire le posizioni o per ridefinire gli atteggiamenti che rispetto a queste persone il paese che accoglie o che riceve o che è costretto ad accogliere o ricevere deve tenere, nel senso che il fenomeno è leggibile in termini giuridici con un linguaggio di ieri o dell'altro ieri, ma esiste un nuovo linguaggio giuridico che garantisca anche questa presenza e l'accoglienza in un certo modo? Prego Giuseppe. Non so se mi sono spiegata bene. Sì, credo di aver compreso, insomma, ecco, cioè, certamente i mutamenti a livello internazionale stanno avvenendo di continuo, questo avviene anche nell'ambito giuridico, ci mancherebbe altro, perché, come dire, anche il diritto internazionale delle migrazioni ha la sua evoluzione. Sì. E oggi si sta studiando, anche se
Eventualmente, ecco, quando ho prima citato la questione del rifugiato economico, perché giustamente ci sono anche paesi poverissimi dove i giovani non hanno un futuro e ovviamente sono spinti anche dal punto di vista psicologico nel cercare una posizione normale, una vita normale, nello sfuggire anche dalla situazione di non essere intrappolati nella fame, nel fenomeno anche direi in questo caso di depressione personale. Oggi ad esempio le Nazioni Unite stanno studiando, la Commissione di diritto internazionale proprio in questi giorni si è riunita, infatti alla fine di settembre si terrà il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite proprio per vedere, per trovare delle soluzioni sul piano giuridico, se eventualmente mutare alcune disposizioni a livello di tutela di chi emigra oppure trovare altre soluzioni. Faccio questa mia premessa, oggi se abbiamo questo fenomeno, diciamo la verità, adesso indosso le vesti da comune cittadino e direi anche da cristiano cattolico che sono, c'è una situazione nella quale c'è una forte disparità e di diseguaglianze, cioè paesi africani, io ripeto sono stato nei paesi ricchissimi, il Ghana è un paese ricchissimo di petrolio, di diamanti, di oro, però purtroppo è un paese sfruttato dalle multinazionali, ma soprattutto anche dalle multinazionali dei paesi asiatici emergenti come l'India, come la Cina e così via. Purtroppo queste sono, ci sono queste forme di diseguaglianza e questa diseguaglianza sta portando veramente allo scompiglio sociale, lo vediamo anche in Italia dove giustamente i cittadini italiani si lamentano del fatto che uno Stato si preoccupa di coloro che vengono dopo, mentre gli italiani sono senza casa, senza lavoro, vengono sfrattati addirittura, pare, anche con la forza da parte delle istituzioni. Certo, non è piacevole ascoltare questo, ovviamente. Sì. Purtroppo queste, ripeto, se ci fosse più eguaglianza, più solidarietà, avremmo un mondo migliore. C'è una domanda da Francesca e dopo anche da Filippo. Prego, prego sì. Francesca. Sì, volevo chiederle se anche lei ha la sensazione, perché io ho più che un fondato sospetto, che la destabilizzazione della Libia, che in qualche modo si opponeva a questa marea dilagante, abbia aggravato il problema, e se pensa che al di sopra di tutte queste migrazioni di massa ci possa essere anche una certa regia, diciamo così. Poi sono perfettamente d'accordo sul fatto che molte persone se ne vanno per la ricerca di uno status economico più dignitoso, però ho la sensazione che tutto questo invece di produrre ricchezza produca più povertà, cioè impoveriscono noi piuttosto che dare una vita dignitosa a loro. E quindi c'è la sensazione, come diceva lei, che fra multinazionali, fra governi stranieri ingerenti, se si potesse risolvere la situazione al loro paese, la cosa sarebbe migliore per tutti, cioè loro potrebbero avere un futuro economico dignitoso e noi non saremmo costretti a subire l'impoverimento, certo, che vediamo tutti i giorni. C'è una regia di tutto questo, Giuseppe? Ma secondo te? È difficile dire se vi è o meno una regia, questo lasciatemelo dire, lo sa solamente il Padre Eterno ovviamente. Certo, se ci fosse una regia sarebbe veramente un atto criminoso, e se ci fossero dei registi o degli attori che stanno creando questo subbuglio a livello di equilibrio mondiale, allora questa gente va presa e trascinata davanti alla Corte Penale Internazionale, dato che esiste una Corte Penale Internazionale che tutela i diritti fondamentali dell'essere umano, e quindi possono essere accusati di crimini contro l'umanità. Perché attenzione che la questione dell'immigratoria e soprattutto anche dei morti che ci sono, ci saranno purtroppo e ci sono stati, ovviamente sono nell'alveo dei crimini contro l'umanità. E vi aggiungo anche un altro particolare, che la Corte Penale Internazionale ha avviato anche un'inchiesta, quindi il procuratore della Corte Penale Internazionale ha già aperto un fascicolo contro per il momento ignoti, perché si sta verificando se dietro questo gruppo di trafficanti ci fossero anche, può essere
ci possono essere delle multinazionali, o se ci sono anche gli stessi governi come vengono, possono essere considerate anche dei veri e propri registi e responsabili. Un'ultima cosa che vorrei aggiungere, ecco, in merito alla vicenda delle immigrazioni. Nel 2009, quando fu fatto il trattato bilaterale tra la Libia e l'Italia, adesso a me non interessa il governo, se era di Berlusconi, di Prodi, non mi interessa la parte politica, era un accordo bilaterale che comunque si poggiava molto sulle norme di diritto internazionale ed era un accordo bilaterale che è servito soprattutto per sanare diciamo il fenomeno migratorio. Nell'accordo che cosa veniva previsto? È vero, allora c'era un governo dittatoriale guidato da Gheddafi, era previsto che ogni volta che una nave battente o un'imbarcazione di immigrati che arrivavano quasi alle coste di Lampedusa, la Guardia Costiera aveva il compito di raccogliere questi immigrati e di riportarli in Libia. E infatti, ecco perché io spesso ascolto in televisione, purtroppo diciamo un po' tante di quelle scemenze da parte di esperti, espertoni o di politici di destra e sinistra che non conoscono nemmeno il contenuto degli accordi internazionali, ma non solo, anche degli accordi bilaterali. E era previsto questo, infatti era, diciamo, e su questo mi dispiace dirlo, non sono della Lega, però Salvini ha pienamente ragione, quell'accordo riguarda la clandestinità che era considerato un reato, oggi non lo è più perché con il governo Renzi è stato abolito quell'articolo, era stabilito appunto che, ripeto, chi migrava in maniera clandestina senza una ragione di fondo doveva essere rimpatriato. Ma perché questo accordo bilaterale si è rifatto molto ovviamente alle disposizioni del diritto internazionale dell'immigrazione. Quindi ora poi ognuno può pensarla come vuole, ah, però certo. A livello giuridico è così. Quindi la destabilizzazione della Libia è servita anche a dare il via libera. È certo che sì. A livello giuridico che bisogna fare. Ma guardate, io ti devo salutare, però non so chiedo se c'è... scusa Massimo, sì. un ultimo secondo. Sì, la questione della Libia, lì ci sono stati senz'altro, questo vedrete che la storia lo racconterà. E da parte soprattutto dei paesi come la Francia, che hanno voluto a tutti i costi la destabilizzazione del governo Gheddafi, esatto. Perché con Gheddafi almeno l'Italia riusciva a ragionare. Purtroppo il guai è la responsabilità, diciamo, che è anche dell'ex presidente Napolitano, questo non lo dico io, lo dicono anche gli storici, perché Napolitano fece pressione su Berlusconi affinché Berlusconi cedesse almeno le basi, perché servivano le basi logistiche per la forza militare. E se avete notato, gli Stati Uniti non hanno mai partecipato agli attacchi contro la Libia. Ci sarà una ragione di fondo o no? Mi fermo qui ovviamente. Esatto. Filippo, volevi chiedere... Sì, una battuta al volo. Sì. Non so se sono alla soglia della fantapolitica, ma prima ha detto testualmente che quanto abbiamo davanti gli occhi rappresenta il fallimento dell'Europa, perlomeno per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori. Più che il fallimento dell'Europa in questo ambito, non si potrebbe quasi leggere come una situazione di comodo che implica un fallimento dell'Europa a 360 gradi? Vabbè, il fallimento dell'Europa, io per me intendo per fallimento europeo anche il fallimento della moneta unica, sia ben chiaro, l'ho sempre detto, perché è stato uno degli errori madornali non nel mettere sulla giusta onda di frequenza, ad esempio, il cambio uguale per tutti i paesi dell'Eurozona. Le faccio un esempio, quando la Germania è stato l'unico paese non fesso. Noi purtroppo italiani siamo troppo buoni e fessi, perdonatemi, lasciatemi il termine volgare, perché la Germania ha fatto una cosa intelligente. I tedeschi sono molto furbi e intelligenti, certo non possono superare noi latini ovviamente, e loro hanno fatto ad esempio il cambio un euro, un marco. Uno stipendio di un poliziotto era di 2.000 marchi, oggi è di 2.000 euro. Noi abbiamo fatto la più grossa cavolata, non noi, dico Prodi, perché tutto è professore, ma in realtà è zero come professore, dovrebbe fare l'insegnante di scuola elementare, non l'insegnante il professore universitario, è quello di aver fatto quel cambio a 1938-27 per un euro. Cosa è successo in dillo tempo, in quel periodo? Allora avevamo come ministro delle finanze tedesco Trichet,
che a sua volta è stato il predecessore di Draghi, che è stato anche presidente della BCE, non so se vi ricordate. Trichet era uno dei più forti ministri delle finanze d'Europa ed era quello che, come qualcuno l'ha definito, aveva il diavolo in corpo perché riusciva ad ipnotizzare i vari governi, tra cui c'è stato anche il nostro Prodi, tant'è vero che Prodi non vuole ascoltare il suo consigliere economico, il professor Rossi dell'Università della LUISS, che era a sua volta senatore, il quale professore disse a Prodi: Presidente, non si faccia imbrogliare, perché dobbiamo fare il cambio massimo a 1200 lire per un euro. Prodi che cosa ha fatto? Ha ascoltato più Trichet che questo povero Rossi, che lo ha cacciato fuori e non l'ha fatto partecipare in Camera Caritatis durante la decisione. Quindi diciamo che tutto parte da lì. È stato un errore grosso, andava fatta prima la politica e non economica, prima l'Unione Europea politica e poi, come hanno fatto gli Stati Uniti, anche se ritengo che l'Unione Europea difficilmente potrà durare a lungo, perché non possiamo paragonare l'Europa agli Stati Uniti d'America, a parte il fatto che hanno cercato, e con questo chiudo ovviamente anche per Massimo per non annoiare i telespettatori, hanno cercato gli stessi romani durante l'impero romano, Cesare, per conquistare i popoli, avevano usato la forza, ciò che non è possibile perché siamo di tante culture diverse, di tradizioni diverse, di lingue diverse ed è molto molto difficile. E su questo non sono d'accordo nemmeno sull'integrazione. Mi fermo qui, però poi vediamo se in un'altra occasione ne possiamo anche discutere in merito alla vicenda dell'integrazione. Guarda, Giuseppe, la prossima volta ti aspetto qui in studio, perché la tua presenza ci aiuta a sviluppare certi argomenti con competenze. Io ti ho tenuto al telefono un po' troppo, trascurando l'accesso ai nostri telespettatori, però c'era bisogno anche per loro, perché quello che facciamo lo facciamo per loro, di dare l'informazione come è giusto che sia fatta, con trasparenza e competenza. Quindi ti ringrazio. Grazie a te, Massimo. Poi c'è da dire che, come diceva lui, i tedeschi sono stati molto intelligenti col cambio e, come seconda battuta, si sono tenuti la banca pubblica che noi non abbiamo. Si sono finanziati a livelli infimi di interesse, mentre noi abbiamo pagato. Massimo, ti rubo 30 secondi, mi perdonassero i telespettatori, per rispondere alla tua ospite. Riguardo alla Banca Centrale Europea, è vero che è una banca pubblica, non è che non quella centrale europea. In Germania c'è la KfW che ha finanziato, quando noi pagavamo il 7% sul debito pubblico, loro pagavano l'1 con la loro banca. No, volevo aggiungere questo particolare. Lei sa meglio di me, la Banca Centrale Europea è un ente pubblico, ovviamente voluto dagli Stati attraverso il Trattato di Maastricht, che poi è stato revisionato col Trattato di Lisbona, che appunto ha stabilito l'istituzione di questa banca centrale. Ovviamente c'è l'accordo degli Stati e quando si parla di cedimento di sovranità, io non sono d'accordo sull'espressione cedimento, direi trasferimento di sovranità, come dice Jean-Claude Piris, perché gli Stati sono comunque sempre indipendenti e sovrani. Se uno Stato vuole, io ti presto l'auto, me la devi restituire. Volendo non me la devi restituire, sia ben chiaro. Vabbè, poi ci vedremo in trasmissione. Certo che sì. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. Un abbraccio, buona domenica, pubblicità e poi riprendiamo anche con le vostre telefonate.